Una certezza il ritorno di Alessandro Bruno, un punto interrogativo Marco Tumminello. Alcuni rumors lo danno a Lecce, ma l'attaccante Scuola Roma, di proprietà dell'Atalanta, ufficializzerà la propria scelta solo nelle prossime ore. Certo, almeno in teoria, avrebbe più possibilità di impiego nel 4-3-1-2 di Fabio Oliverani rispetto al 4-3-3-4-5-1 adottato da Pillon, a meno che il tecnico di Preganziol non decida di cambiare sistema di gioco, difficile, oppure, ipotesi più plausibile, di utilizzare Mancuso nel ruolo di esterno d'attacco. Nelle ultime ore si è parlato di Marcello Trotta, classe 92, in uscita dalla Sassuolo. Bloccata invece la partenza di Scamacca, altro obiettivo del Delfino, dopo la cessione improvvisa di Boateng al Barcellona. Di certo non rientra nei piani Cristian Pasquato. C'era bisogno di colmare il vuoto lasciato da Palazzi, girato dall'Inter alla Monza. Ecco dunque il ritorno di Alessandro Bruno. Il mediano di Benevento ha risolto il rapporto col Livorno, con cui lo scorso anno ha conquistato la Serie B. Il classe 83 torna così a vestire il biancazzurro a distanza di una stagione e mezza. Ingaggiato nel mercato invernale 2015 con la maglia del Pescara, Bruno ha collezionato 34 presenze, conquistando una promozione in A nel 2016, il debutto nella massima serie il 19 novembre dello stesso anno nella ripresa di Juventus-Pescara, partita finita 3-0 per i bianconeri. In uscita è ufficiale Fornasier al Venezia, prestito con diritto di riscatto. Domani infine a Milano, vertice Sebastiani Preziosi. Si parlerà di Osei Maçin.